Allora, ricominciamo non da capo, ma quasi, perché siamo arrivati man mano alla pagina 2 del handout, dunque, che comporta 24 pagine. Evidentemente si tratta di una previsione economica di tipo sovietico, cioè 24 pagine, se noi siamo in grado di vedere 10 pagine sarà riuscito pienamente. No, ma proviamo. In ogni caso, dunque, si tratta dei questionari di due, insomma, contemporanei della filosofia più attuale. Rispetto a questo problema dell'identità personale, abbiamo visto questa mattina le quattro questioni di Amelia Horti nel libro collettivo The Identities of Persons, 1976, ma è un classico veramente questo libro. Quali sono in generale i tratti distintivi delle persone come tali? Secondo quali criteri in ogni caso possiamo o dobbiamo ritenere di essere in presenza di una o più persone? Terza questione, cosa permette ad un individuo di mantenersi unico e identico pur con il passare del tempo e a dispetto dei cambiamenti di contesto o situazione? E finalmente, in cosa contribuiscono il carattere o la personalità a fare di qualcuno quella particolare persona che egli è? Allora, io dicevo questa mattina che ho aggiunto una questione, perché tutte queste domande convergono in virtù del termine, del concetto di persona, e parlerò delle tre prime questioni, della quarta liberiana, se posso parlare così, ma invece il carattere o la personalità nel senso moderno, modernissimo della parola, per necessità lo lascio a parte perché non è un problema che si incontra nella letteratura filosofica, teologica, medievale, almeno nel senso in cui lo considera Amelia Horti e quelli che hanno contribuito a questo libro, The Identities of Persons, perché tutte queste domande convergono in virtù del termine del concetto di persona e, dicevo questa mattina, non del termine o del concetto di soggetto o di io. Avete già una piccola idea. Il concetto di persona è proprio il concetto basilare della cristologia. E se l'ipotesi generale che intendo sviluppare qui è fondata, un minimo di realtà, allora si capisce che il concetto di persona sia il concetto centrale. Sì. Una domanda, la Q1 di Rorty, i tratti distintivi delle persone come tali, si intende persona come, come sortale, tra virgolette, oppure cosa distingue una persona dall'altra? Beh, sì, entrambi, Entrambi, cioè sì. sì, perché vedremo che da Olson ci sono in realtà otto problemi o otto domande. E dunque c'è una doppia domanda nella questione una, numero uno di Rorty. Che cosa è, se posso parlare così, una persona rispetto ad una cosa del mondo, una cosa senza vita, una cosa senza anima, senza. Ma l'altra questione sarebbe quali sono i tratti distintivi di questa persona e dell'altra. Cioè, ma i due vengono presi di mira sotto questa questione generale. Per questo motivo penso che le otto questioni di Olson sono più interessanti, insomma.
almeno più chiare. Cioè tutto è sviluppato, tutto è sul tavolo, come dicono gli americani. Dunque, la prima questione, ho lasciato alcune formule in inglese. Who am I? Chi sono io? O noi chi siamo? È interessante questa doppia possibilità che viene formulata da Olson, che è un filosofo di oggi, che chi sono io e noi chi siamo? Perché già nell'antichità tardiva c'era la questione noi chi siamo? Noi umani, esseri umani. Il noi era il modo di dire io. In filosofia non c'è un problema di sapere che cosa sono io, ma che cosa sono io come uomo. Dunque, che cosa chi siamo noi? Noi umani, esseri umani. E adesso dunque c'è una doppia domanda in modo esplicito, vale a dire cosa fa di noi o di me la persona che siamo, che sono. E forse c'è una differenza tra io e noi. Ci sono delle cose che possiamo dire di noi che non sono le cose che io posso dire di me solo. Io solo sono questo. Noi tutti siamo la stessa cosa, non siamo Aliud, ma forse Alius et Alius, si dice in latino. Ah, non siamo, noi non siamo Aliud, cioè siamo la stessa cosa come esseri umani. Essere un umano è la stessa cosa per voi, per me, per noi tutti. Noi non siamo Aliud, un'altra cosa, ma siamo Alius et Alius, un altro ed un altro. E dunque Aliud Alius è veramente una distinzione molto importante che, come vedrete, viene formulata per la prima volta veramente nel contesto delle discussioni cristologiche. Nell'ambito della teologia trinitaria, Cristo e il Padre non sono Aliud, ma sono Alius et Alius, Padre, Figlio, stesso Dio. Vedete, non Aliud, ma Alius et Alius. Vedremo questi testi, ma già è interessante vedere che nella filosofia moderna c'è questa distinzione tra chi sono io e noi chi siamo. Evidentemente le risposte sono molto diverse oggi, perché sarebbe forse nell'ambito della sociologia che si formulerebbe la questione noi chi siamo, ma vedremo. Secondo tipo di domanda, personhood, cioè la personalità. Cosa significa essere una persona? Quali sono le condizioni necessarie e sufficienti per poter essere considerato una persona? What is necessary and what is sufficient for something to count as a person? As opposed to a non-person. To count as. Count as. Letteralmente, contare come, non so se forse non si dice in italiano, ma c'è un rapporto tra count as e to be accountable, cioè essere responsabile di qualcosa. Per essere accountable
di qualcosa, devo essere in grado di renderne conto. E allora, Countess, to account for, rendere conto, e to be accountable, sono legati in modo strettissimo. E dunque è interessante di vedere che in italiano, in questa traduzione che ho fatto io, ho detto considerato, ma essere considerato, to count as a person. What have people got that non-people haven't got? Bello in inglese qua. Persistence. È il problema, dice Olsen, più comune, cioè quando si parla del problema dell'identità personale, generalmente si intende quello, il problema della cosiddetta persistence, chiamato anche problema dell'identità diacronica. Allora, si può vedere immediatamente che ci sono tre problemi generali, generalissimi di identità. L'identità diacronica, questione della persistence numero 3, c'è un altro che ritroveremo nella filosofia moderna, anche nella medievale evidentemente, numero 5, il problema dell'identità detta oggi sincronica, diacronica, sincronica. E finalmente ritroveremo questi tre tipi di problemi, ma voglio fare l'elenco immediatamente. Numero 7, il terzo tipo generalissimo di problemi di identità sarebbe la cosiddetta numero 7, How could I have been? Il problema dell'identità controfattuale. Se io fossi stato il figlio di Frank Sinatra e Maria Callas, io sarebbe lo stesso, io o no? Questo è il tipo di problema di identità controfattuale. Cambiamo qualcosa, un piccolo qualcosa, i genitori, che forse non è un piccolo qualcosa, ma vedete, cambiando qualcosa controfattualmente, ho un Cesare che non, senza il Rubicone, è lo stesso Cesare? E allora abbiamo già due tipi di problemi diversi, uno rispetto a un'azione compiuta da parte di Cesare e l'altra solo l'eredità, dunque i genitori. Ma è controfattuale. Allora, vedremo come si stabilisce questo dispositivo di tre domande e questioni rispetto all'identità, prevalentemente nella filosofia moderna, diacronica, sincronica, controfattuale. Ma ritorniamo all'identità diacronica, persistence. What does it take for a person to persist from one time to another? What does it take for the same person to exist at different times? Allora, si deve sottolineare che storicamente, come l'ho accennato qui, il problema si trova spesso associato alla speranza di una sopravvivenza dopo la morte. Cioè, spero che io, lo stesso Alain Delibera, nel futuro, sarà quello che ritornerà. Nella lingua abbastanza strana di Olsen,
What would the higher powers? Not to say God. You know? Come? Tre. Un terzo. What would the higher powers have to do in order to keep you in existence or bring you back into existence after your death? The higher powers. Dunque, il problema della persistenza dello stesso io nel corso del tempo e anche dopo l'interruzione abbastanza notevole della morte. Evidence. Dunque, la prova in italiano. Il problema delle prove dell'identità personale nel corso del tempo. Dunque, persistence è il problema dell'identità personale nel corso del tempo. Evidence numero 4 di Olsen. Il problema delle prove di questa identità nel corso del tempo. Che prova si ha o quali prove si hanno che tal individuo X è la persona P che era ieri, oppure che la persona P che oggi è qui è proprio quella che era qui ieri o qua, ma in ogni caso presente di fronte a voi, supponiamo. Tale problema è anche conosciuto nella letteratura contemporanea come il problema del who's who, chi è chi. How do we find out who is who? What evidence bears on the question of whether the person here now is the one who was here yesterday? E le due risposte canoniche a questa questione delle prove dell'identità personale nel corso del tempo sono allora la prima è la teoria o la risposta della memoria in prima persona, first person memory, il criterio della memoria. If you remember doing something, or at least seem to remember, it was probably you who did it. Mi ricordo di aver fatto questo o quello, sarebbe un criterio, la possibilità, insomma, di dire l'ho fatto io, in prima persona, e la memoria, dunque, di aver fatto qualcosa, sarebbe un criterio sufficiente per me, che ascoltando uno che mi dice l'ho fatto io, penso, beh, allora l'ha fatto e lui è la stessa persona che di fronte a me adesso, sono per esempio un giudice, è la stessa persona che adesso dice l'ho fatto e che di fatto l'ha fatto ieri o un mese fa, perché è in grado di assicurarmi che l'ha fatto e dunque che lui è lui. La first person memory. Allora, vedete già, if you remember or at least seem to remember, scusa, ma non è la stessa cosa, mi ricordo di aver, sembra a voi che io, bla bla bla, non è la stessa cosa. Seconda risposta canonica, la continuità fisica, o la continuità cosiddetta spazio-temporale. Allora, questa edizione della Personal Identity nella Stanford Encyclopedia of Philosophy viene migliorata ogni 2 anni, dunque c'è una versione di 2002 e una di 2007 e ho dato le due formulazioni perché mi sembrano interessanti in ogni caso. In 2002 non si parlava di continuità fisica o spazio-temporale, ma piuttosto di continuità corporea in terza persona,
Perché in 2002 questo filosofo, Mr. Olson, pensava che l'opposizione tra la first person memory e la third person bodily evidence, first person, third person, era veramente l'opposizione basilare, era una prospettiva più o meno straussiana di Strawson, Peter Strawson. E dunque dopo si è interessato piuttosto, dato l'evoluzione della problematica, alla continuità fisica o spazio-temporale. Una continuità fisica tra io che vi parlo adesso e l'altro che era, diciamo, ieri allo stesso posto, parlando anche a voi. Forse potremmo guardare con la TV dopo. Dunque una continuità fisica, spazio-temporale, cioè sono allo stesso posto, occupo la stessa porzione dello spazio e forse potrebbe essere il caso che io occupassene la stessa porzione del tempo da un istante all'altro, una secondo fa. Una seconda fa, ero io quello che vi parla? Speriamo, non so, ma almeno l'altro spera che io sono quello che parla in nome suo, ma insomma, if the person who did it looks just like you, or even better, if she is in some sense physically or spatio-temporally continuous with you, that is reason to think she is you. Qua è successo il problema della nave di Teseo, come si dice? Teseo? Teseo. È divenuto il problema veramente basilare questi ultimi anni. Dunque, piuttosto che invece parlare di prima persona, terza persona, il problema della nave di Teseo viene insomma. Nel campo del problema dell'identità personale umana, perché possiamo pensare a qualcuno che cambia un pezzo dopo l'altro ad ogni momento, e di fatto è il caso. Dunque, siamo gli stessi o no? È sufficiente la continuità fisica o spazio-temporale? Population, quello è il mio favorito. In quanti siamo? Allora, conosciamo tutti la parola del Vangelo, il y a deux hommes en moi. Ci sono due uomini in me. Conosciamo bene Agostino, le vieil homme e l'homme nouveau. Ci sono anche due uomini in me. Anche Jean Racine diceva. Il y a deux hommes en moi. E tutti dicono il y a deux hommes en moi. Nella filosofia contemporanea, che è abbastanza strana, il problema si pone a partire dalle conseguenze di certe operazioni di neurochirurgia, che alcune esistono, altre sono puramente finzioni teoretiche. Allora, tra i fumetti, i film di orrore e dell'orrore e la filosofia, c'è una continuità. La commissurotomia cerebrale, cioè la separazione completa dei due emisferi del Allora, è esistito, eh? E c'è un caso celeberrimo che è quello che menziona Olson qui, di un paziente che simultaneamente tirava un pantalone, cioè il suo pantalone, verso l'alto con una mano e verso il basso con l'altra. Dunque è rimasto così in un certo modo e non faceva niente.
La questione è di sapere se tante sono le persone, quanti sono gli esseri viventi umani. Nel caso dell'uomo alle prese col pantalone si tratta di determinare se, pur sapendo che l'essere umano è lo stesso, si ha a che fare qua con due persone, due esseri pensanti e coscienti, oppure con una persona sola. Questo è il problema della population, in quanti siamo. Qual è la popolazione o il popolamento in unità di persone di tale essere vivente? Allora, ci sono certe soluzioni che io menziono qui, che non vengono menzionate da Olsen, la cosiddetta multiple occupancy view. A pensare a quegli appartamenti in plurioccupazione, mi affitto una settimana di questo appartamento alla montagna e la settimana successiva l'appartamento venne affittato da qualcun altro, si chiama in inglese multiple occupancy. Ma è questo per gli appartamenti? Dato che il soma e sema che il nostro corpo è una prigione, c'è anche una multiple occupancy view per il rapporto della persona al corpo. Puccetti, Brain Bisection and Personal Identity, dice: two people within the skin of every normal human being. Questo è normale. There are two people within the skin of every normal human being. Dunque, questo, l'uomo col pantalone ha un problema, evidentemente, ma noi tutti siamo due, almeno. E evidentemente ci sono problemi devianti, ma a human being with split personality could be the home of two or more different thinking beings. Senz'altro, questo non dovrebbe essere considerato come un problema incredibile, perché è una cosa che si può spiegare, insomma, per quello che ha scritto sulla brain dissection and personal identity. What am I? Numero 6. Not who am I, but what am I? Dunque la differenza tra quis e quid. Who è la questione, quis in latino, e what è la questione quid. Esiste l'espressione quiddità, la quiddità è la risposta alla questione quid est. E Heidegger parla della Washeit, quid was, was ist das, was, quid est, la quiditas, parola scolastica, sarebbe la risposta che cosa è questa cosa, la sua quiditas, la sua natura, sarebbe questo o quello, in tedesco Washeit. Ma c'è anche la wer ist Socrates here? Monsieur, ist Socrates. Aspetta un attimo, insomma. La risposta sarebbe la Wahrheit, in francese, che è una cosa pazzesca,
Quisite, che non esiste, ma penso che in tedesco Wahrheit. Sì, scusi. Dunque, qual è il problema? No, non c'è il problema, era la risposta. Chi è Socrate? Ma allora, grazie, è stato in aiuto. Dunque, chi è? Io. Si può. La risposta si fa vedere, si può indicare. Was ist Socrates? Was wir alle sind. Il problema è quello della nostra natura metafisica, quidità per noi tutti. Socrate, Platone, altri. Allora, what am I? Natura metafisica. Di cosa sono fatto? Adesso ho dato solamente le risposte della filosofia di oggi. Interamente costituito di materia? Sono interamente costituito di materia o no? Problema. Ho delle parti o sono semplici? Quando Cartesio dice sono solo una cosa che pensi, questa cosa è semplice. Perché la cosa che non sarebbe semplice, cioè divisibile, sarebbe la cosa estensa, la res extensa. Io sono qualcosa di indivisibile, dunque sono semplice. Dunque non ho parti. Ma sono lo stesso io adesso e ieri, sono lo stesso io che domani sarà io. Forse ho delle parti temporali. O no? Se ho delle parti, quali sono? Di materia? Beh, se non sono una cosa materiata o materiale. Se non ho delle parti, sono una sostanza semplice, ma io potrebbe essere un processo. Io potrebbe essere un evento. Ad ogni momento c'è un evento che si chiama Alain. Io. Alano. Sono le parti temporali di un essere vivente. E come sono aggruppate queste parti temporali? C'è un vincolo? È un aggregato? Ma e forse non sono niente. There is even the paradoxical view that there is nothing that we are. We don't really exist at all. Ma è anche una risposta. Forse non la più comune, ma insomma. How could I have been? L'identità controfattuale. Fino a che punto avrei potuto essere differente da come sono? E il sorritto? Sorritte, come si dice in italiano? Sorritte? Un argomento logico di tipo il sorritto dei grani di riso. Taglio un grano, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Alla fine, quando si può dire che è una. E sostituisco un grano con un altro? Per esempio, alcuni di color rosso e altri di color bianco. Alla fine, come si chiama? Questo bocchio di riso è. E un altro ho rimasto lo stesso con parti diverse. Perché è rimasto allo stesso posto, occupa sempre la stessa porzione dello spazio, se non del tempo, ma dello spazio, ma so che tutte le parti sono diverse. Allora, fino a che punto posso cambiare parte? Si potrebbe dire una macchina, ma anche la nave di Teseo è un esempio chiaro di questo.
per l'identità controfattuale, che cosa posso cambiare in mia biografia? Che sarebbe de decisivo per fare di me un altro, un'altra persona. Forse io potrebbe essere grande, più basso, sarei lo stesso, o no? Sì, La prego. mia domanda è, l'identità di una persona non è solo data dalla materia, ma anche ad esempio da cosa è data? Dalla materia? Dal fine che questa persona... Questi sono i problemi. Molto probabilmente la risposta con la materia no, È il minimo. sì, è il minimo, perché si può. Adesso i filosofi americani e australiani hanno un'immaginazione, una fantasia senza fine, dunque possono, con le possibilità del cinema, della TV, eccetera, anche dei computer, con la morfo, non so come si chiama, si può cambiare tutto e far vedere come un essere si trasforma in un altro con gli stessi componenti che vengono progressivamente alterati, il morphing, eccetera. Dunque, questa risposta, l'identità materiale è il minimo sindacale, dal punto di vista del concetto. Ma queste sono le questioni, ma è solo un modo per vedere risposte date dai medievali e da alcuni filosofi moderni. How could I have been? E finalmente, sì, questa questione, che cosa posso cambiare? È la questione della differenza tra le proprietà essenziali e le proprietà accidentali. Perché forse io posso dire, potete cambiare tutto che è accidentale, che non vi concerna veramente, propriamente, cioè essenzialmente. Ma allora bisogna dire che c'è un'essenza dell'individuo. Che cosa significa? Che tutte le mie proprietà sono necessarie, sono essenziali. Sì, sono io, allora io non posso essere altrimenti che come sono. Perché se io cambio qualcosa, dato che tutte le mie proprietà o caratteristiche sono essenziali, se io cambio qualcosa, beh, non sono lo stesso. E dunque, se qualcuno cambia qualcosa, Dio o sì, higher powers. Vedete, dunque, una differenza tra le proprietà o caratteristiche dell'individuo, essenziale o accidentale, ma forse possiamo dire, ma no, tutto è contingente, non ci sono proprietà essenziali di un individuo. E come? No, Dio può fare tutto ciò che vuole fare, dunque. C'è un'infinità di possibilità per fare un Alain Delibera diversamente e diverso, eccetera, eccetera. Dunque, vedete che alla fine di questa storia c'è Leibniz, evidentemente, perché, finalmente l'ultima questione, what matters? È una questione americana. What is a practical importance of facts about our identity and persistence. Why should we care about it? Why does it matter? Allora, why should we care about it? La versione morale del problema dell'identità sincronica. Why should we care about it? To be accountable, to account for what we are. È la questione della responsabilità morale, ma vedremo. Dunque, ho fatto un piccolo schema per vedere le corrispondenze tra i due questionari, quello di Rorty e quello di Olsen, e si vede che what am I, piuttosto who am I, personhood and what am I, pertengono alla questione
una di Rorty, cioè quali sono in generale i tratti distintivi delle persone come tali. E voi avete detto, ma in che senso prendere la questione di Rorty? Almeno in tre sensi, per Olson, cioè sarebbe who, what am I, and personhood, cosa significa essere una persona, eccetera, eccetera. Dunque, vedremo adesso, cominciamo prima della pausa per vedere che cosa ci aspetta in realtà. Vediamo oggi, adesso nella parte successiva di questa lezione, alcune risposte date, come l'ho detto questa mattina, dell'autore più importante nel periodo moderno. Per questa questione dell'identità personale, cioè Locke, John Locke, nel celeberrimo libro Saggio sull'intelletto umano, c'è una traduzione italiana qui, senza l'inglese. Sono l'italiano qui. Il libro veramente più importante, penso, per la questione dell'identità personale. Allora, ci sarebbe molto, 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 molto da dire. Locke è veramente di una ricchezza senza fine, ma mi sono limitato qui a delineare quattro tesi o fare quattro osservazioni in generale e dopodiché io ho considerato pagine 5, i cosiddetti problemi di Locke, due problemi di Locke, che sono la versione originale, se posso parlare così, del problema quanti siamo. Veramente è questa versione che viene sempre presa di mira nella filosofia moderna. C'è la risposta di Locke, i due Socrate. Mi dispiace, ma sono due Socrate. C'è uno qua, ma c'è un altro. E il problema dei gemelli. Il problema dei gemelli lo ritroveremo. Questo era ottimismo. Martedì, cioè domani, ma, insomma, alla pagina 17. No, no, ma ci sono documenti che non possiamo leggere completamente, ma il problema dei gemelli lo ritroviamo in modo abbastanza strano nel Medioevo, quando l'espressione gemelli siamesi, per motivi evidenti, non esisteva, perché il siam non era conosciuto. Dunque, ma i gemelli siamesi, pardon, le jumeaux siamois, i due primi che sono stati chiamati così sono due cinesi, in realtà, che il celeberrimo Barnum, Barnum, il Cirque Barnum, ha organizzato una mostra di quelli due cinesi chiamati i fratelli siamesi, gemelli siamesi, ma nel Medioevo non vengono chiamati siamesi, ma mostre. Dei mostri bicefali che hanno due teste.
Uno dei problemi più interessanti della teologia medievale dal punto di vista della storia dell'identità personale è quella del battesimo dei mostri a due testi, che hanno due testi. Come fare per battezzare uno o una che ha due teste? Si tratta di due persone o di una persona sola? Quanti siano quelle? E allora il problema esiste ancora, non forse per il battesimo c'è una risposta adesso, c'è stato il problema per il siamese, sorelle, siamese Hansen negli Stati Uniti, per il problema della patente per guidare. Sì, si tratta di due sorelle, un corpo, due mani sono, ma due teste. E devono o no avere una doppia patente. E dunque fare la prova due volte successive, una volta, beh, con le stesse mani, ma una volta è l'una che guida, l'altra volta sarebbe con le stesse mani l'altra. E la decisione finale è stata sì, due volte. Dunque hanno due patente. Dunque è un problema che è stato discusso con argomenti molto molto interessanti per la storia dell'identità personale nel Medioevo per la questione del battesimo dei cosiddetti mostri a due tête. E si deve dire anche che qualche mese dopo che questo grande libro, qualche anni, pochissimo, dopo la pubblicazione di questo grande libro, Il saggio sull'intelletto umano di Locke, c'è stata una mostra a London di due sorelle ungherese, che noi diremmo oggi siamese, e mi fermo con questo. Questo ha reso possibile la composizione di un romanzo anti-lockeano contro Locke e la sua teoria dell'identità personale. Un romanzo, una novella, non è un giallo, ma è una novella scritta a quattro mani da Pope. Arbus Note. E altri, ma il più noto è Swift. E si chiama La vita e le bla 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 di Martinus Scribler, Martin Scribler, che è un filosofo che si innamora di due gemelle così. E dunque viene accusato di adultero, di tutte. Perché un altro ha sposato l'altra. E dunque c'è un processo incredibile con teologia, argomenti. Ma sono due o una le gemelle di questo romanzo. Dunque, vedete che c'è una continuità tra il battesimo dei mostri a due testi, il Martin Scribler, che è una cosa veramente divertente, è tradotto in italiano da Pope, Arbus Note, Swift, anti-lockeana, la teoria di Locke, che vedremo dopo la pausa, e alcuni particolari che troveremo in Kant.